We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17 We Believe in Music in diretta con Chicco, Scat e la regia di Angel White DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Ed eccoci ritrovati con il consueto appuntamento del sabato pomeriggio qui su Radio.Musica. Oggi sabato 14 maggio, ore 17.04 per essere precisi. E per dire che siamo in rigorosa diretta insieme con me oggi c'è Angel White. Tra poco ci raggiungerà l'amico di viaggio Mr. Scat, che si trova nei meandri di una spiaggia. Lui fa la bella vita, caro Angelo, hai capito? E noi siamo qui a lavorare. Oggi sono in ottima compagnia, fra poco vi presento l'ospite che ci verrà, che sarà con noi in questo percorso musicale, ci racconterà di lui. Tra poco ve lo presento, voglio spoilerare poco perché vi invito a rimanere sintonizzati sui nostri canali preferiti, quindi subito su www.radio.musica.com e scaricate subito l'app della nostra radio su qualsiasi store digitale, quindi Apple Store e Play Store. E se invece volete rimanere in contatto con qualche vostro messaggio, fare una domanda al nostro ospite o per qualsiasi altra richiesta, contattate il nostro numero WhatsApp 393-282-4444. Io direi che il sabato, il primo sabato di caloria, oggi fa veramente caldo, Angel. C'è da stare seri, chissà cosa ci aspetta d'agosto, sarà bollente. Vi tengo ancora un po' in attesa per l'ospite, ve lo presento tra pochissimo. Intanto mandiamo subito il nostro primo disco Lost Frequency con Where Are You Now. Five days on the freeway riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Ritrovati amici, questo è We Believe in Music, il programma musicale dedicato agli artisti emergenti e non solo, ma interamente dedicato alla musica in generale. E il mio collega Scat non è ancora arrivato, si sta facendo desiderare, però io non posso tenere ancora sulle spine i nostri amici a casa e vorrei presentarvi l'ospite di oggi.
Bene, con noi abbiamo un artista della scena barese, ma non solo, perché ormai si è fatto conoscere ormai grazie ai social e non solo, ma grazie anche alla sua produzione e ai suoi dischi, un artista, nostrano, si potrebbe definire. Bene, signori, con noi ho il piacere di presentarvi Davide Gothic. Buonasera a tutti. Buonasera Davide, grazie, come per stai? Grazie grazie. Iniziamo già con i ringraziamenti, se magari non ti piaceranno le domande che ti facciamo. Esatto, cioè. Poi mi rimangio quello che ho detto prima, no. Potrebbe anche cadere questo. Speriamo di no. Cerchiamo di creare un ambiente tranquillo, in amicizia, una chiacchierata fondamentalmente. Sì. Caro Davide, come stai? Beh, abbastanza bene, dai. Non mi posso lamentare, insomma, quindi va tutto bene. Hai programmi per stasera? Senti, stasera c'ho la panzerottata fritta a casa, quindi ragazzi, questa è la bomba. Questa è la vera pugliesità, Panzerottata fritta e TV, ci vediamo, non lo so, penso che ci vediamo oggi, no, non c'è la finale di Amici, no, non c'è. Quindi... mi becchi su un argomento. No, che non lo sai. Oggi... domani la finale di Amici. Quindi, non lo so, mi vedo qualcosa in TV con la famiglia. Insomma, amici a casa. E quindi passiamo la serata così. La serata easy. Sì, davvero. Pugliese. Assolutamente, no? Ci sta. Caro Davide, leggevo un pochettino la tua storia musicale, il tuo percorso. E pare che dal 2009 tu ti sia messo a produrre e a cantare soprattutto un genere che poco viene compreso, soprattutto dalle nostre parti, perché è un genere prettamente giovanile, se così si può dire, non per tutti, diciamolo chiaramente. Tu essenzialmente di che musica stiamo parlando? Allora, io faccio musica rap, che poi nella musica rap ci sono state evoluzioni, quindi si è spostato un po' più dalla trap, poi quest'anno va tantissimo anche la drill, sono dei generi comunque musicali evolutivi del rap. Io nasco appunto nel 2009 facendo rap, prima era la novità più assoluta, cioè chi faceva rap nessuno sapeva chi fossi, nessuno sapeva che genere era, nessuno sapeva come sarebbe mai andata, insomma, questa cosa. Quindi nel 2009 ci siamo fatti conoscere e io mi sono fatto conoscere soprattutto nei freestyle, nei cypher, quindi per strada. Da lì poi iniziavano i primi contest, iniziavano le prime serate e così via. Poi ebbi l'idea, perché ho avuto sempre un po' la mente imprenditoriale e manageriale, di riuscire a portare Bari un po' più a livello mainstream, quindi portarlo un po' fuori dal territorio. Esattamente, sperimentare nuove musicalità e nuove tecniche anche di rap. Da lì ho iniziato a fare diversi mixtape, mettendo anche l'autotune, tipo c'è un pezzo, stiamo parlando di 11 anni fa, che gli è Troppo Bel Bar, e ha fatto oltre le 100.000 visualizzazioni, è un pezzo dove io già inserisco l'autotune all'interno di un pezzo, cosa che prima nessun artista si era azzardato a fare una cosa del genere. Era impensabile. Quindi, esatto, quindi ho portato Bari un po' più a livelli nazionali, quindi per farlo un po' uscire dal territorio. Ha funzionato molto bene. Sì, in base ai numeri, sembra che sia piaciuto al popolo del web soprattutto. Sì, no? Poi da lì ho iniziato, insomma, a intraprendere la mia carriera un po' più seriamente. Da lì poi ho iniziato a fare Barnes, una canzone che è storica, oltre il 500.000. Da lì poi abbiamo avuto, insomma, un exploit e da lì, insomma, è iniziata sempre la mia costanza nel produrre dischi e nel produrre mixtape. Quindi l'anno scorso ho fatto uscire 23-33, il mio ultimo album, quindi sono a quota 10 album tra dischi e mixtape. Stiamo lavorando bene. Dai. No, quest'anno ti faccio uno spoiler già, quest'anno non esco con il disco, okay, ma farò uscire, insomma, sporadicamente qualche singolo e qualche featuring, quindi... Figo anche così però, esatto, a tenere un pochettino in suspense tutta la situazione, cosa ci tira fuori piuttosto che fare... Sì, anche perché comunque sto facendo anche un percorso personale, sto lavorando un po' più su me stesso, quindi cercare sempre di migliorare, dando sempre una qualità e un livello superiore. Io lavoro molto con il mio fonico, che saluto, Giuseppe Baby J, che ringrazio, dove lui mi fa anche da vocal coach, quindi
sono arrivato a una concezione che sì, bravo a fare le rime, però bisogna anche performare meglio al microfono, quindi che è importante. È importantissimo, perché poi dietro c'è tutto uno studio, una tecnica, non è solo dire delle cose al microfono quasi, non senza senso non mi va di dirlo. No, senza senso no, anche se ti dirò, ultimamente si è molto snaturato qual è il testo, quindi prima magari nei testi c'erano più rime, più giochi di parole, adesso il testo è diventato frivolo perché conta più la musicalità magari spesso in un brano, si vede anche dai pezzi che comunque adesso sono nelle classifiche musicali, certo. Quindi sono pezzi che magari sì, ti suonano il ritornello, però in realtà il testo è misero, capito, per l'artista. E questo non va a favore della musica in generale. Certo, nel senso quello sì, però diciamo che in questo momento la gente vuole più sentire, ma io parlo del mio genere, attenzione, la musica italiana, ci sono dei testi, vedi la canzone che ha vinto anche Sanremo, Brividi di Mahmood e Blanco, testo spaventoso, certo. Cioè cantato meravigliosamente, però nel mio genere in questo momento insomma si sta perdendo quali erano proprio le origini del rap a livello anche evolutivo adesso, quindi il testo sta diventando perde un pochettino, perché poi il rap soprattutto parla di tematiche sociali, anche di problemi sociali in generale, quindi non era solo una canzone, una musica messa lì a caso, c'era proprio un sentimento da parte di chi la scriveva, descriveva la sua storia, una cosa realmente accaduta. Vabbè, poi avremo modo insomma di buttare giù, certo. Allora Davide, ti chiamo per nome. Vai, assolutamente, cioè. Sì, benissimo. Vogliamo raccontare agli amici a casa come raggiungerti sui canali social, in modo tale che iniziano a capire di chi stiamo parlando. Okay. E intanto voglio consigliare agli amici di mettere subito il follow e di mettere qualche like, certo. Destra e sinistra, perché serve il supporto di tutti, perché vogliamo che i nostri artisti diventino qualcosa in più di quello che suono. Assolutamente. Quindi allora, Instagram, sentiamo. Ok, allora su Instagram potete trovarmi a @davide.gothic, su Facebook Davide Gothic, uguale anche YouTube, dappertutto, basta che scrivete Davide Gothic col K finale. Quindi perfetto. Facilissimo. Allora, il prossimo disco è un tuo disco. Wow. Quindi lo ascoltiamo, poi ne parliamo. Ok, Los Reyes. Fumar María sopra la cama, solo tu e yo. Esta noche muy calorosa, mi fa scoppiar esto corazón. No hablo con esta puta, baby, me gusta fumar contigo. Yo hablo siempre de ti, con todos mis amigos, facciamo un giro. Baby, sei tranquilla, dico sì, cuéntale. Dimmi solo che lo vuoi far con me, cuéntale. Questa bomba la sto passando a te, cuéntale. Tu la mia regina e il mio re, cuéntale. Dimmi che sta bomba la stai passando solo a me e non ti importa. Dimmi che questa nostra storia, baby, sì, sarà una svolta. Guardami mentre sto bailando insieme a lei. Lei non ti vuole, guardala, è innamorata, loca, sì, di me. Lei non ti vuole. Ma sei selvaggia come piace a me. Togli i vestiti meglio senza getta sul parquet. Tu mi accarezzi mentre accendo questo calume. Oh Maria Maria, sto fatto dalle tre. Oh Maria Maria, tu mi fai viaggiare e decollare. Qua te col te, lo strappo tutto. Vieni qui oh Mari. Oh Maria Maria, io te amo mucho. Hablo solo contigo. Oh Maria Maria, oh Maria Maria. Me gusta fumar María sopra la cama, solo tu e yo. Esta noche muy calorosa, mi fa scoppiar esto corazón. No hablo con esta puta, baby, me gusta fumar contigo. Yo hablo siempre de ti, con todos mis amigos, facciamo un giro. Me gusta fumar María sopra la cama, solo tú y yo. Esta noche muy calorosa, me fa scoppiar esto corazón. No hablo con esta puta, baby, me gusta fumar contigo. Yo hablo siempre de ti, con todos mis amigos, facciamo un giro. Oh, María María,
tu mi fai innamorare. Notra noce, notra, tu mi fai volare. So così in alto che mi fai dimenticare. Noi sulla cama loca con la voce roca, tu non mi scordare. Mi gusta vedere il tuo viso con il tuo sorriso, batte il corazon. Accendi quel fuoco che ho dentro ed io non lo spengo, il fuoco della passione. Mi calorosa amor mio, sbuffo quello che ho dentro, poi tiro, poi te lo ridò. Poi Maria Maria, Maria Salvador. Tipo il dorado ti porto conmigo, dai lascia il tuo amico, dai vieni con me. Ti giuro l'amore, facciamoci un giro, ti porto in boscata, baby. Oh Maria Maria, dai mettiamo le ali, dai voliamo insieme in paesi lontani. Mi gusta fumar Maria sopra la cama, solo tu e io. Sta noche muy calorosa, mi fa scoppiare sto corazon. No hablo con esta puta, baby, me gusta fumar contigo. Yo hablo siempre de ti, con todos mis amigos, facciamo un giro. Me gusta fumar Maria sopra la cama, solo tu e io. Esta noche muy calorosa, mi fa scoppiare sto corazón. No hablo con esta puta, baby, me gusta fumar contigo. Yo hablo siempre de ti, con todos mis amigos, facciamo un giro. Ben ritrovati amici di Radio.Musica, diretta musicale di We Believe in Music. Siamo come al solito al sabato pomeriggio, oggi 14 maggio, lo ripetiamo, e siamo in compagnia di Davide Gothic. Abbiamo ascoltato appena il suo primo disco della sua personalissima playlist. Yes. Perché come è uso fare da noi, il sabato pomeriggio la playlist la fa l'ospite, perché si deve raccontare e deve farsi conoscere quanto più possibile a tutto il nostro pubblico a casa. Okay. Ricordiamo agli amici a casa che possono contattarci direttamente dalla pagina della radio, www.radio.musica.com. Possono raggiungerci anche via WhatsApp al 393-282-4444. Scriveteci i vostri pensieri, magari qualche domanda, qualche curiosità che volete, avete necessità di conoscere il nostro Davide Gothic. Questa canzone si chiama Tu Hai Io. Yes, esatto. Allora noi, che è un misto sentito di... Sì, sì. Allora è un esperimento che abbiamo fatto io e Crash Baby, è un EP, l'abbiamo fatto sempre l'anno scorso, registrato, scritto in 2 giorni. Bene. Ok. di alcuni pezzi non abbiamo neanche il testo, quindi ci siamo trovati in studio e abbiamo messo su un'improvvisazione. Questa roba, esatto. Il disco è andato molto bene. Tutto sommato si è andato anche oltre le aspettative, tant'è vero c'è un pezzo anche che ho messo in playlist che è Mambo. Ok. Un pezzo diciamo un po' più commerciale, un po' più forte dell'EP. Sì, ha delle sonorità un po' più, più fresche, sempre mezzo reggaeton, insomma. Bravo, era quello che molto avevo... Molto ballabile, esatto. Sentivo un po' di summer. Esatto, esatto. E infatti è uscito proprio l'anno scorso, quindi l'ho messo in playlist appunto perché... è un pezzo anche del mio ultimo album, quindi del mio ultimo EP, che è Los Reyes con Crash Baby. Ricordiamo agli amici a casa che questo, come tutti gli altri dischi e brani che ascolteremo oggi, li troveremo anche su Spotify. Esatto, sì. E quindi possono andare a ricercare anche lì Davide Gothic. Sì, no, lì Gothic. Ah, Gothic solamente. Gothic, okay. Scritto in maiuscolo. Beh, proprio okay. Carattere cubitale. No, è importante perché c'è un altro Gothic, ancora dai. Si fotti diritti. No, sto scherzando. Ti scambiano però. Però, esatto. Quindi va scritto con le maiuscole. Distribui, esatto, in maiuscolo Gothic. Sembra strano però che abbiano accettato... le maiuscole come diverso carattere. Sì, no, le hanno accettate stranamente, insomma, Spotify, pazzerello. Ah, boh, ragazzi. Pazzerello. Allora, vi raccomando, con la lettera maiuscola, tutto Gothic, maiuscolo. Su Spotify, potete seguire la playlist, e anche se vi consiglio di rimanere sintonizzati con noi, perché i brani li manderemo comunque in onda, con l'intervento di Davide che si farà conoscere. Ciao. Il tuo progetto in cantiere, hai detto che non farai esattamente un album intero, no, ma tirerai fuori, no. Avrai intenzione? Singoli, esatto, vi faccio degli spoiler per chi è in ascolto, ho 2 singoli pronti, ok, uno è
molto forte, ci stiamo lavorando ancora perché stiamo lavorando proprio in maniera scrupolosa, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda appunto il discorso di performance al microfono, quindi io col mio fonico appunto registro, se qualcosa lui nel corso dei giorni che ci mette mani non va, mi chiama subito in studio e andiamo subito a correggere, okay. Quindi è un progetto che ci metterà un po' più di tempo. In più c'ho non ho capito, scusa. Ah, vabbè. L'amore, no? Cioè, io avevo capito che questo Ornella Vanoni sappi okay. Che da ora in avanti il programma non sarà più serio. Esatto. Ok, perfetto, va benissimo. Io mi adatto. E insomma, e poi ci sarà un featuring, anche un single, anzi c'ho due pezzi con due featuring, uno è Antos e l'altro è solo Exo. Che saluto, è un ragazzo di San Cataldo. Sto lavorando strettamente con i ragazzi di San Cataldo perché secondo me sono sia il futuro della scena barese, ma sono a mio parere fortissimi, e quindi ci saranno questi pezzi qui, quindi ho 4-5 pezzi ancora in cantiere, poi da far uscire insomma a scaglioni, insomma, quindi cantieri aperti, c'è si roba, lavora, c'è roba, dai, c'è ci roba. Siamo. Quindi tranquilli tutti quelli all'ascolto, tutti quelli che mi seguono, tranquilli che c'è roba, ce n'è. C'è roba. Ce n'è. Praticamente sei sempre una zoccazza. Ultimamente sì. Comunque buonasera, scusate buonasera. Il ritardo, buonasera a tutti, buonasera a tutti gli amici di Radio Punto Musica e di Weebly Music, volevo scusarmi con Davide per il mio ritardo. Finalmente non ti perdono, scusa. Io non ti perdono. Allora, per farmi perdonare vengo alla panzerottata a casa tua, va bene. Sì, per farti perdonare tu dici, ma noi lo dobbiamo dire quanto l'abbiamo cercato l'amico Gothic qua. È vero, il primo Covid, sì dai vieni, poi chiuso da cosa. È il secondo Covid, ce l'abbiamo fatta. È vero. Ce l'abbiamo fatta. Sono qua, finalmente. Anche se in questa nuova casa, ricordiamo sempre, Radio Punto Musica ci dà questa possibilità, questo spazio musicale ogni sabato pomeriggio. E, ti prepari per bene, intanto mando un altro disco. Assolutamente di Gothic, sì, sono qui. Perché noi abbiamo tante domande oggi da porre al nostro amico. Allora, tu lo chiami Davide, io lo chiamo Gothic, va bene? Così facciamo Davide Gothic, facciamo tutta la cosa, One Nation, One Station. Ciao, Angelo Bianco. Leggevo il titolo di questa canzone, però ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Yeah, Crash Baby. Mi prendo tutto ma non chiedo, e mi rubo il tuo cuore solo per sopra quel booty baby a nero, okay. Baby lo muovi bene su di me, twerk, twerk, twerk. Baby come lo muovi su di me, bang, bang, bang. Stanotte voglio fare solo sesh, twerk, twerk, twerk. Baby come lo muovi su di me, bang, bang, bang. Stanotte voglio fare solo sesh. Cuba, sto fumando Cuba, sigaro Cuba, non la mia lady pregia nuda. Non aver paura, la nostra è un'avventura. Passa la mia mano, scivola sulla tua curva, sì. Mi piace quando lo muovi così, mi piace quando poi mi chiedi il bis. Baby sei la mia miss, una come te mi fa morir. Facciamolo sì fino a lunedì, baby mi fai paura. Amo quando sei già nuda, profumo dolce baby, qui siamo la frutta. E questa sera io ti leccherò un po' tutto, che lentamente questo corpo come suda. Twerk, twerk, twerk. Baby come lo muovi su di me, bang, bang, bang. Stanotte voglio fare solo sesh, twerk, twerk, twerk. Baby come lo muovi su di me, bang, bang, bang. Stanotte voglio fare solo sesh. Bang, bang, bang. Stanotte muy caliente, la voce di moda con lo swag, swag, swag. Ora twerk, twerk, twerk. Parla per me, per la gang, il sogno della soubrette. Dai ti faccio un pezzo dance, mentre qua mi gira tutto come la roulette. Tu sei crazy quanto me, con testa le mille posizioni, ma sai solo tu le soluzioni. Hey miss, fatti fatti io a merda, tanti mille sento caldo effetto serra. Baby come fai, fai paura, su tutto il tuo corpo che suda, calor de Cuba. Sei così pesante che mi lasci le impronte. Noi molesti, real bacio ser carogne. Nel privé ho fatto sito e non è mai cambiata. Passo in set fisso ad ogni serata e non ricordo com'è andata. Il giorno dopo poi ti ho già dimenticata. Twerk, twerk, twerk. Baby come lo muovi su di me, bang, bang, bang. Stanotte voglio fare solo sesh, twerk, twerk, twerk. Baby come lo muovi su di me, bang, bang, bang.
ragazzi, vi ho evitato di guardare Scatone mentre twerkava, perché non era una cosa. Quello, quello lo trovate fra qualche minuto su OnlyFans, mi raccomando. Ah, cioè, hai un OnlyFans? Sì, c'ho un OnlyFans, poi vi dico quanti soldi do agli altri. Allora, la canzone di Gothic si chiama Twerk. Okay. E, cacchio, cioè... Fammelo. Si può dire cacchio, Angelo Vai? Si sì. Può dire, si può dire. Aspetta, si può dire, è un po' difficile. Ma sì, ma si dicono parole, sono brutte, cazzo. Non ho detto però, cacchio ho detto. Ma vabbè, va. È bella fresca, cioè tira fuori il ritmo, esatto, cioè, qui sì, no, sì, non sì, si sì, può sì, restare fermi a sentire la canzone. L'ho messa perché mi volevo collegare, non è un caso, uscirà un altro singolo mio. Su questo mood, quindi stiamo distruggendo tutto. Che sta succedendo? Non ero mai abituato ad essere seduto. E qua mo la sedia, le cose serie. Che sta succedendo? Ogni tanto scende. Vabbè, non sta succedendo, bro. Sta succedendo. Sta parlando l'artista, mi piace. Diamo spazio all'artista. Stavo dicendo, ci sarà un singolo proprio su questo mood, quindi su questa tipologia qui. Secondo me è un singolo che spinge tantissimo, è quello che stiamo lavorando bene. Guarda che questo suonato come si deve in una situazione... clubosa, capito? Bravo, sì, lo dice uno che fa club. Cioè, ok. Quindi probabilmente lo utilizzerò. Va bene. Lo utilizzerò e ti farò anche una bella storia. Così va bene, vediamo, assolutamente sì. Assolutamente. Così capiamo come reagisce... La disposizione, raga. Il popolo della notte. Il popolo della noce. Chi è? Che hai detto? Il popolo della notte. Chi ha detto? Non ho detto niente. Stavo seguendo le tue... No, figurati. No, perché poi su questa canzone l'immaginario va... L'immaginario collettivo un po' viaggia parecchio. Quindi. Cioè, qua tiri fuori una roba... Quando facciamo il video anche noi andiamo, no? Il video lo fai di questa canzone o l'hai già fatto? Non l'hai fatto, ricordo bene. No, non l'ho fatto. Ma se vuoi... Lo cioè, fai? No. Come no? Meglio di no. Perché qua non esce una roba. Succede la marmellata, ragazzi. No, perché poi me le vedo, no? Tipo. Beh, chiaro. A pane e pomodoro. Vuoi mettere? Ma non solo a pane e pomodoro, capito? Facciamo proprio. Cioè, io mi immaginavo proprio situazione club massiccia dove non ti riesci neanche a muovere, capito? Cioè, praticamente sei circondato. Sì, circondato. Quindi stavo pensando a una roba del genere quando abbiamo fatto sto pezzo e quindi poi l'abbiamo messo giù. Figa. Però dai, mo ci sta, magari da qualche parte, in qualche bella località marina, il sole che magari tende al tramonto, tutto sto... Che non glielo paghi tu il video, scusa. Esatto, dai. Io posso dare... scusami, se permetti, sto dando io l'idea, è lui che deve pagare me a sto punto, No. C'è, tu vuoi fare la realizzazione. Ah, vabbè, dai, vabbè, ci pensiamo. Facciamo così, mi paghi e ti faccio uno sconto. Ok, va bene. Ci penserò, ci penserò. Caro Scatter, come stai? Tutto bene, un po' caldato. Ho notato questa tua fretta. Ho sentito un po'. Dai, finalmente sono arrivate belle giornate. Dai, che cavolo, ci voleva stare belle, un po'. Ragazzo, sì. Ci sono 30 gradi. Lo so benissimo, ecco perché sto sudando come al solito. Nel meglio di me stesso. No. Sono contento oggi di ritornare qui in radio con voi, di ritornare, come abbiamo detto prima, in radio con Davide. Io a Davide volevo fare una domanda che ce l'ho qui. Vai. Da tanto tempo. Lui sta diventando uno, diciamo così, degli emblemi del rap barese. Ok. Perché il rap barese, rispetto al napoletano, riesce ad emergere un po' meno? Perché c'è tanta invidia. Benissimo. Perché c'è tanta invidia, cosa che sta anche nella maturità degli artisti stessi. Nel senso che io sto lavorando con dei giovani ragazzi di San Cataldo, che per me sono fortissimi, ripeto, e li saluto, che sono Dottor K e Solo Exo. E sto cercando di portarli con me appunto in una scena un po' più mainstream, di farli conoscere anche a gente che magari prima non avrebbe mai pensato di sentire i loro nomi, cosa che magari ha fatto Gigi D'Alessio a Napoli con, e anche Clementino con Luque, con tutti, perfetto, i grandi, sì, artisti. Perfetto, sì, quando hanno fatto quella canzone Buongiorno, esatto. Che c'erano un bel po' di, tra l'altro, perfetto. Poi ho scoperto che ci fosse anche il figlio. Bravissimo, che abbiamo avuto, esatto, da amici, ad amici. Cioè, esatto, TDK, come si chiama? Esatto, sì, LDA, LDA. La cassette TDK. E infatti, ma lì ci sono stati anche artisti, Enzo Dong, ci sono stati tutti artisti che magari grazie a, insieme, diciamo, allora, il discorso è questo, che l'unione fa la forza. Assolutamente sì. Bari non è pronto al momento per questo, perché Bari non ha ancora un esponente così forte come può essere un Gigi D'Alessio. Ok. Quindi, chiaro. Qualora secondo me esce un esponente che in passato c'è stato,
però non voglio fare nomi. Qualora esce un esponente così forte, allora magari gli altri potrebbero accodarsi. Il problema è che Bari non c'è, tutti quanti cercano, fanno la guerra veramente dei poveri, perché io l'ho vissuta, la vivo tutti i giorni, è una guerra dei poveri. Però così non si va da nessuna parte. Sta di fatto che una mano lava l'altra. Però consentimi, peccato forse. È un peccatissimo, non un peccato. Io sono nella scena dal 2009, non è migliorato niente. Anzi, ti dirò di più, è un rimprovero che sto facendo alla scena. Però è la pura realtà, è la verità, io non mi nascondo. È peggiorata la situazione nel tempo. Cioè, adesso, prima magari, per guadagnarti qualcosa, dovevi dimostrare. Adesso sembra che tutto ti è dovuto. Ok, quindi magari c'è il ragazzino di turno, ok, che con i soldi del papi, con tutto il rispetto, si fa il video da migliaia e si compra la sponsorizzazione su YouTube, sì. Inizia a volare e si sente Dio sceso in terra. E mi hai fregato, perché questa era la domanda che ti volevo fare. Perché, diciamo così, sempre nel rap c'è sempre la fama del maledetto, della provincia. Nonostante magari ci sia l'artista X che magari sta sfondato di soldi, come dici tu, è figlio di papà, però continua a dire no, io vengo dalla strada, la droga. Perché non fa hype. Mm-mm. L'hype è una malattia. Cioè, se questo... Allora guarda, c'è io gente dopo malata di hype. Ti faccio un nome, cioè, che ho scoperto ieri. Vai. Che ha i nonni che sono di Cassano. Sì. Lui a quanto pare parla sempre nei suoi testi di droga, da sì, qua, da là. Figlio di gioiellieri. Capito? Quindi c'è proprio... E tu l'hai anche ballato su questa canzone, dopo ti dico chi è. I malati di hype. Quindi torniamo a noi nel discorso. Malati di hype, nel senso che loro non riescono a far vedere quello che sono, perché magari non potrebbe interessare realmente quello che sono. Certo. Creandosi un personaggio che magari spesso è anche farlocco, la gente comunque non è stupida, prima o poi se ne accorge, come giustamente ve ne siete accorti voi. Quindi è proprio quello che fa sbagliare magari anche un artista o un giovane artista, ok? Ti faccio un mio esempio, ok? Ho fatto un disco, si chiama 2333. 2333 è un disco uscito l'anno scorso, c'è una motivazione perché si chiama 2333. Una motivazione anche molto profonda, non è scontato. C'è anche un messaggio dietro a questi numeri. Certo. E... ti dirò, un pezzo è andato forte, che via, sono 16.000 stream che ha fatto su Spotify, però io mi aspettavo numeri maggiori, che significa che magari la gente, sì, ha apprezzato, ma non quanto potrebbe apprezzare il mio Glock Freestyle. Perfetto. Ad esempio, dove Glock Freestyle, 10.000 visualizzazioni in una settimana quasi, capito? Okay. Quindi chiaro. Si creano delle situazioni che magari... anche l'artista stesso si dice, ok, adesso che faccio? Sì. Faccio quello, racconto io cosa sono, oppure martello sul beat? Sta nella maturità dell'artista, a mio parere, quindi scegliere e capire quello che realmente vuole fare. Poi, ripeto, è il suo pubblico, perché il pubblico è sovrano. Su questo non tocchiamo. Il pubblico ti decide quello che tu sei e quello che tu farai, soprattutto in ambito musicale. Quindi... Chiaro. E proprio di questi giorni ci pensavo, è diciamo una cosa molto simile, l'intervista fatta a J-Ax. Sì. Credo, non ricordo adesso, forse su Rolling Stones. Sì, okay. O su un'altra, dove lui con il primo album da solista... a quanto pare è stato all'inizio un mezzo flop. Lui ha cominciato a star male da qua da là e quindi si stava perdendo. Poi fortunatamente si è visto che era un album serio, chiamiamolo così. Certo. E quindi il pubblico ha risposto. Quindi mi metto nella tua condizione e ti dico: cacchio, ho fatto un pezzo bellissimo, con un'ottima critica, visto bene dagli addetti ai lavori, e poi, per dire, l'hanno visto in quattro. Esatto. Faccio una cagata, ovviamente non sto parlando del tuo caso. Certo. 400.000 like. Esatto. Dove sta la dritta? La dritta non c'è, il mondo, il contesto in cui siamo. Esatto, lì sta poi la maturità dell'artista a capire, ok, io lavoro in questo modo, ma poi sta anche nella scelta personale. Cioè, la scelta personale ti può dire, io voglio fare quello, sono quello, magari mi creo un'identità, funziona, ok, vado avanti. O magari io sono me stesso, funziona uguale. Sta da capire, insomma, è una scelta che fa l'artista, quindi tutto qui. Magari può parlare anche in terza persona di cose che magari ha visto e le riporta. Però, ripeto, sono scelte troppo intime per discuterne.
ovviamente ognuno poi decide di quello che fare di se stesso, esatto, di quello che vuole diventare. Cioè, oggi basta un TikTok, basta un trend, certo, X per diventare Manuel. Se ne può, ragazzi. Cioè, capisci, quello è andato dalle Iene, ha creato un giro. È vero che poi lo scopo finale è quello di aiutare comunque il suo lavoro, sì, però capisci bene che questo dà... È come io, cioè, capisci? Certo, no, capisco perfettamente, capisco perfettamente. Ragazzi, diamo spazio alla musica, il prossimo disco è ancora di Gothic, ne parliamo tra poco. Mambo. Non serve dirti ti amo se già sai che poi ti amerò. Non servono queste rose per averti qua ancora un po'. Un mambo per strada, con la pioggia sul keyway. Ricordo io chi sono, posso darti tu chi sei. E balliamo un altro mambo, così vicini che ci uniamo. Se il cuore dice resta, baby vada con me. E balliamo un altro mambo, baby sai che non so farlo. Ti porterò su quella rambla, baby per ultimo mambo. E balliamo un altro mambo, dopo che ci sale l'alcol. Tre palazzi sono fatto, coro su un cavallo bianco. Mambo su di italiano, io sono il muso cadente. Questa cica loca, sono fuori veramente. Oh mamma ma, si dà, stringiti forte. Concedimi sto mambo, prima della morte. E balliamo un altro mambo, così vicini che ci uniamo. Se il cuore dice resta, baby balla con me. E balliamo un altro mambo, baby sai che non so farlo. Ti porterò su quella rambla, baby per ultimo mambo. Baby balliamo sto mambo, dopo passa a prenderti lampo. Dammi un bacio a stampo, versa bollicine così tanta schiuma che sembra uno shampoo. Baby sei uno schianto, mambo vero come un bandolero, come un bamba nero. Con la testa su, sono concentrato sopra le tue Nike. Con i miei black eyes tipo Tyson Mike. Non serve dirti ti amo perché sai che io ti amerò. Non serve farti promesse, le ho giurate, le manterrò. Un mambo per strada, lo balliamo insieme te. Lady, lei stellista con me, non serve neanche che lo chiedi. E balliamo un altro mambo, così vicini che ci uniamo. Se il cuore dice resta, baby balla con me. E balliamo un altro mambo, baby sai che non so farlo. Ti porterò su quella rambla, baby per ultimo mambo. E non serve dirti ti amo, perché sai che io ti amerò. Non serve farti promesse, le ho giurate, le manterrò. Mamma, ma, si dà, stringiti forte. Concedimi sto mambo, prima della morte. Wee wee, mambo. E ancora il disco di Gothic, ospite con noi qui a We Believe in Music su radio.musica. Secondo me anche questa puoi mettere nei tuoi floor. Ni. Quella... Ma forse all'inizio, dai, più all'inizio. Sì, ma sai, negli open, come si, open floor si chiama. Open floor. On the floor. Open floor non c'è molta considerazione. Invece se lo metti in main room. Main room. Come sì, cazzo, come sei British oggi? Allora, se chiamano così, mio amico, non te preoccupa. Sai che sono stato settimana scorsa al nord? Al nord, sì, ti ho visto al nord. Io sono andato un po' più su, però è stato bello lo stesso. Sono stato Udine-Trieste, ho visto una realtà musicale da quelle parti e abbiamo un attimino esplorato nuovi orizzonti, chiaro. E ho avuto anche un'occasione d'oro, io non ne posso parlare in pubblico. Pensavo comunque di... No, la ste... Hai detto la sperd? No, non ho detto io la sperd. Tu l'hai detto. L'hai detto da solo. Quando esco per lavoro, ragazzi, si esce per lavoro, bisogna essere seri. Sono pronta. Io sono pronta. Allora, amici, collegamento con radio.musica, We Believe in Music, il programma dedicato alle artisti di casa nostra e non solo, come c'è Scat, Mister. Angel White, ai bottoni. Bella bionda. Wow. Bella bionda. Basta. Basta. Solo jingle di cultura. È lui, sì, assolutamente sì.
Si sta trattenendo, non so perché. No, sto facendo il bravo. Sarà il sole che mi ha beccato un po' in testa, va. Con noi l'ospite di quest'oggi, Davide Gothic. Vi ricordo di andarlo a cercare subito su tutti i canali social e soprattutto di ascoltare la sua musica su Spotify e non solo. Su YouTube c'è qualche tuo video, Davide? Ci sono parecchi video, Ok. Se vai sul mio canale, ad esempio, ce ne sono parecchi. Quindi... Ok, quindi subito andiamo a fare Davide Gothic, dice... trovate qualsiasi cosa. Bravo, come si dice quando si fa zapping su web? Zapping, googolare. Evviva Google Translation. Wow. Allora, in questa settimana abbiamo postato una nostra storia sul nostro canale We Believe in Music Official. Scusa. Perché We Believe in Music ce l'hanno fregato. È vero. Io gli ho anche scritto, ho detto scusa, visto che ce l'hai fermo, daccelo a noi, invece non è ancora risposto. Allora, lui è il nostro social media manager. Ah, ok. Abbiamo postato una storia comunicando agli amici che ci seguono che sarei stato nostro ospite e più abbiamo chiesto agli amici che ci seguono quale domanda volessero porti in questa puntata dedicata a te. Perfetto. Quindi abbiamo deciso di prenderne qualcuna campione e di buttartela giù. Queste sono le domande da parte dei nostri amici che ci seguono. Però vedi, qui casa. Ci vorrebbe una bella sigla adesso. Sigla. Na, 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 na. Le domande dei nostri... Niente, bugia. Cagata. Non so perché sono arrivate 4 domande di fila da Giovanni, Leo, Giulio e Nico. Cosa ne pensi dei talent? Forse c'è. No, scusa. Però questa è una cosa cattiva. Okay. No. Ma sai perché? Vuoi dire, dillo a te. Allora, questa su questa domanda come si dice? Rilevo? No. Rilevo. Prendi copyright. Sì, cioè richiamo. Pretendo il copyright. Questa domanda è mia. Ok, cioè, va bene. È una domanda che io ho in scaletta. E fissa, per ogni artista. Per ogni artista mi deve dire che cosa pensa dei social. Quindi adesso... Posso parlare? Certo. No. Che schifo, innanzitutto, mi permetto di dirlo. Cioè, io voglio sapere chi ti ruba questa domanda. No, perché già ho sentito Giovanni, Leo, ho già capito di chi stiamo parlando. Quindi okay. È uno sfottò. Ma te ne ho un'altra perché quella poi rispondiamo dopo, dai. Allora, andiamo su un'altra. Vai, fatto... quella è seria, per allora, favore. Vai, iniziamo. Allora, facciamo questa. Start. Allora, andiamo... Come è nata l'idea di cantare? Ce la manda Chupi Raleigh. Beh, l'idea di cantare non è mai nata in realtà, è uscita spontanea, cioè non mi è mai venuta questa idea, quindi mi è uscito spontaneamente, quindi... Così, via, così, no? Cioè, così. Oggi io canto. No, ho iniziato a fare un po' di rime. Ok. Cioè, ma tipo eri sotto la doccia con il soffione. No, non proprio così. Però ascoltando, io ero piccolino, ascoltavo molto Neffa. Quindi Aspettando il sole come pezzo, già iniziavo un po' a repparci su. Poi da lì ho iniziato a fare delle rime con amici, provare. E da lì, insomma, mi è nata l'idea e mi è nata la passione per il rap. Figa, queste sono le cose che non si sanno, cioè si scoprono, no? Giusto. Bello scoprirsi. Prossima domanda. Next question. Allora, la prossima domanda è: qual è il pezzo a cui sei le più legato e perché? Beh, sono tanti pezzi a cui sono legato, però forse è l'ultimo che deve ancora uscire. Capirete il perché. Questa mi piace, questa risposta mi piace. Questa risposta. Quindi vi rimandiamo a quando presenteremo il disco. Esatto, e magari ne parliamo. Esatto. Allora, prendiamo spunto da questa cosa. Perché c'è un'altra domanda molto simile che mi chiedono: qual è l'album su cui lavoreresti una seconda volta? Un album, bella domanda. Forse Dal tramonto all'album. E invece io ti chiedo perché. Perché secondo me potevamo lavorare di più e secondo me anche meglio. Però per l'epoca era un album che spaccava tutto, insomma, quindi stiamo parlando di un album dove io l'ho fatto con Romeo Rom della Dogo Gang, all'interno comunque del disco ci sono featuring da Vincenzo da Bianfossi a Marrakesh, altri artisti, insomma. Mica pizza e fica, insomma. E quindi, insomma, secondo me poteva essere lavorato un pochino meglio, però insomma, per l'epoca va bene così. Ok, noi... A noi piace così, mo, se vuoi cambiare, cambio. Allora, ascolta, Davide, qui c'è una domanda un po' più personale. Ok. La leggo, ma non capisco, diciamo così, cosa vuole intendere il nostro utente. Vai. Che rapporto hai con la tua compagna e quanto influisce musicalmente? Ma io con mia moglie ho un rapporto splendido. Aspetta. Hai detto moglie? Moglie. Sì.
È sposato. No, allora non sono sposato ancora, sono fidanzato. Però ho il mutuo, quindi diciamo che è come se fossi sposato. Chiaro il concetto! No, perché qua tutti si sposano prima di me, capito? No. Io mi rendo conto che poi si sposa a scatti. No, capito? Mamma non vuole, ha detto che metto mamma che non vuole. No, io con mia moglie ho un rapporto splendido, la saluto e la ringrazio, spero che mi stia guardando in questo momento. E mi fa anche da direttore artistico a volte, mi dice guarda, sto pezzo sì, sto pezzo lo puoi fare meglio, sto pezzo mi fa cagare, il video fallo così, mi dà delle idee, mi dà degli spunti, quindi bene insomma. Quindi hai una piccola Mara Maionchi in casa? Sì, però chiaramente tutto ha un tempo limitato, quindi anche oltre quel tempo non è tollerabile, quindi... Cioè, mantieni sempre una certa distanza, si dice, adesso non voglio fare il retorico, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Una grandissima donna, la salute, le mando un bacio. Quindi. Va bene, poi magari un giorno la puoi portare pure alla radio. Va bene, sì, se vuol venire. Se si mette a parlare. Volentieri. Scopriamo un nuovo talento. Bravo, esatto. Il proprio... non ho capito, hai detto qualcosa? Niente, lui parte all'improvviso, oggi sta così che parte all'improvviso. E allora continuiamo ad ascoltare un altro brano del nostro Davide Gothic. Vengo al mondo doppio sei, proprio nell'anno del drago. Nato giudicato, condannato, chi ha sbagliato già pagato. Video il mio destino, siedo a bordo di una Benz. Vieni con me, mai sono la chance, The Last Dance. Sento il peso delle spalle di chi punta su di me. Come tra Ferrari e Chevrolet, facile come tra me e te. Tra una Cupra e una coupé, e i tuoi progetti vanno tutti in fumo, tutti. Narghile, bello, per te sembra tutto bello. I soldi per il pane a casa, in testa c'ho il macello. Nel girone degli infami non sono mai stato. Io non vado sempre contro questo stato, ma lo stato brado. Non sono mai stato bravo, David Soria. Sguardo basso, arrivo e boia. Scacchi ci vuoi royal, immortale nel tempo ed essere vero. Voglio la gloria e riscrivere la storia. E guarda ora che mi hai di fronte, giri gli occhi, perdi e te ne vai. Vai. Dici che non riconosci la mia faccia, hai paura ma in realtà io voglio solo saltare sui mattoni come Mario Bros e i funghetti a Pua. A Pua, a Pua, a Pua. Con la mangherina perché sono a Pua. A Pua, a Pua, 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 a Pua. Salto da un lato all'altro, faccio spazio da solo. Mi scusi signorina se spaccio stile, tipo preso un palo fra di lì. Sono risorto dal nulla, questa qui dietro non molla. Ho preso la licenza per fanculizzare chi mi ha lasciato per terra. E guarda ora che mi hai di fronte, giri gli occhi, perdi e te ne vai. Vai. Dici che non riconosci la mia faccia, hai paura ma in realtà io voglio solo saltare sui mattoni come Mario Bros e i funghetti a Pua. A Pua, a Pua, a Pua. Con la mangherina perché sono a Pua. A Pua, a Pua, a Pua. Leone come Simba, ti suona la timba. Pua, su una tipa Kim che sembra dipinta. Da tricolori a tricolori sotto la toga. Ma siete tricolori con sotto la droga. La verità è di chi la sa. Tu se vedi la realtà, la vedi a metà. La vedi a Pua, alla metà c'è chi si spara e chi si sposa. E per campare la famiglia fa qualsiasi cosa. E guarda ora che mi hai di fronte, giri gli occhi, perdi e te ne vai. Vai. Dici che non riconosci la mia faccia, hai paura ma in realtà io voglio solo saltare sui mattoni come Mario Bros e i funghetti a Pua. A Pua, a Pua, a Pua. Con la mangherina perché sono a Pua. A Pua, a Pua, 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 a Pua. Reach out, touch faith. Yeah.
Che botta, eh? Adoro questa canzone, adoro questa canzone. Quando Angel White mi tira fuori queste perle della musica, che è successo qualcosa? Ha funzionato. Adoro i Depeche Mode, io sono un fan. Ma siete geniali proprio, le inventate tutte. Mo inizia, mo hai attaccato, no, va no. Bene. Abbiamo ascoltato invece il brano di Gothic prima dei Depeche, yes. Si chiama Pua che esatto. È un featuring, sì, parlavamo con Joe fuori Penta onda. Con Joe Penta e la base di Tago Beats, estratto sempre dal mio disco 2333, uno dei pezzi, insomma, sono usciti un po' più hit dell'album insieme a Via, che è sempre con Joe Penta. C'è il video anche su YouTube. Quindi se vi è piaciuto il pezzo e volete riascoltarlo, potete andare anche su Spotify o eventualmente, insomma, cercare il video ufficiale che è su YouTube. Scritto POIS. Vabbè, POA. Per chi non lo sapesse, insomma. Hai ragione, è ragione. Importante, è importante specificare. Perché magari poi scrivo POA. Con l'accento sulla H, capito? Invece no, scrive POIS. È come lo scattone che c'ha una zebra POA dentro la testa. Ce l'hai? No, so cortesemente che... non rida. Perché no? Così, perché mi stanno fastidio. Allora, io ho perso il mio device, eccolo qua. Che c'erano le domande. C'erano altre domande sulla nostra pagina Facebook. Tanto voglio... cioè Instagram, ricordiamo, We Believe in Music Off. Yes. Allora, c'è un'altra domanda. Vai. Com'è cambiata la scena musicale a Bari da quando è iniziato ad ora? L'abbiamo detto anche L'abbiamo detto anche prima, però... in peggio. In peggio, perfetto. Vai. Andiamo avanti. Madonna, questa è... Questa mi sembra una domanda alla Marzullo. Vai. I soldi non fanno la persona, e la persona è la persona che fa i soldi. La pensi ancora così? Sì, esatto, sì. Perché magari essere è meglio che apparire. Quindi è il mio mood. Questa frase l'ho messa anche in una canzone. Quindi chi te l'ha fatta questa domanda evidentemente è un mio fan accanito, quindi. Beh, sì, è uno che ha proprio i testi, se li è proprio scritti in mente, se li ha studiati. Probabilmente, perché la stessa persona poi ti scrive:
Che rapporto hai con Alba Records e quanto ha influito sul tuo ritorno? Sì, con Alba Records ho un rapporto splendido. Infatti con Nilo mi sento quasi tutti i giorni, che è il capo praticamente di Alba Records. E grazie a loro sono riuscito a pubblicare appunto il mio album, e non solo, anche altri singoli e l'EP Lost Reyes, che prima abbiamo sentito qualche pezzo. Quindi il rapporto lavorativo si è interrotto, su questo non ci sono dubbi, l'hanno visto tutti quanti, però il rapporto personale e interpersonale, insomma, di amicizia rimane sempre, anche perché con loro c'è un'amicizia decennale, quindi... Ah, è tornato pure lui adesso. Ehi, per favore, non iniziate. Chi è? Lello è stato. Lello. Che pare che si stia avvicinando da queste parti. Sì. No, si è allontanato, perché a quanto pare lui stava a Cassano e mo è andato a Molfetto. Queste sono le ultime storie. Ad Adelphia, va mo. Vabbè, c'è per l'ultima news. Vabbè. Ce ne importa, c'è. La storia l'abbiamo sentita, riascoltata tante volte. Vabbè, sono fatti loro. Allora, io non vedo l'ora di ascoltare il prossimo brano di Gothic. Sì. Perché io non lo nascondo, l'ho già detto nella prima puntata. Ed è stato richiesto tante volte. Scusami se ne approfitto, sulla nostra pagina Facebook. Ecco, vedi, perché ne parlavo con la Valenzano nella puntata scorsa. Sì. Io ho un'ammirazione per Bari, mi piace, anche se sono di Altamura e sono un po' distante, però Bari per me è la città madre. Certo. Per dire. Bari è la mega città del mondo, come Bari non c'è nessuno, qua lo dico e qua lo nego. Okay. Chi è Gianni Ciardo? Gianni Ciardo. Voglio dire, poi mi chiama amico papà. Perché già dal titolo mi pare di capire che sia proprio in dialetto barese. Esatto, è tutto in dialetto barese. È un pezzo che io ho rifatto, perché l'avevo fatto 10 anni fa, sempre con un background del pezzo un po' più grezzo, e l'ho rivisto, insomma, e l'ho reso con sonorità un po' più fresche. Ok, lo ascoltiamo, poi dopo ne parliamo per bene. Va bene. Gothic, Simu Meg Pais. E in da casa c'è un sangue sopra un pavement. Dopo una giornata di fatica con le sacrifici, ormai la vita è fernuta come all'atterrisa. Un pizzo da pagare, e te date gitto. E non botte cambà, 18 anni con le figlie. Per un guagnone la tortura, non c'è futuro. Rob l'appartamento, o fa le spacciature. Non è una mondatura, è tutta la realtà. Da carbonara a bar vecchio, ho libertà. Dalla zona murata, Madonna è lo redentore. Peccare che ho un conto in banca con caricatore. E poi guagnone viene acceso insieme alla guagnette. E un frate va girando con un firanguet. La mala vita è per la strada, non si capite. Abbascio la questura, parla e sto nelle pendite. Siamo Parisi, indo cuore, indo sangue. Siamo mecchi in paese, pure senza terrisse. Ma con sorrisse, non barisse. Siamo mecchi in paese, non stiamo a fare. L'aria amara, indo alla macchina in canzone napoletana. Non siamo Parisi, indo cuore, indo sangue. Siamo mecchi in paese, non siamo Parisi. Indo cuore, indo sangue. Siamo mecchi in paese. Pure senza terrisse, ma con sorriso. Non barisse, siamo meglio paese. Lo stiamo a bar, l'aria mar. E in dalla macchia le canzoni napoletane. Indo cuore, indo sangue. Siamo meglio paese. Tenne ne profizia. Alle cristiane non si danno a dance. Cioè te vuole male a me nelle sondenze. Figli faccio grandi e Natale. E non ci pote da. Sei venuto di regale. Uwe fecondente. Volevo un motorino. E pacca torsi giù da ferra da rapine. Poi vien dalla chiesa. Faccio segno della croce da preghiera. Che ti si pendite. Con Rosario questo. Baciami tu questo. Per la vita usano da mangiare pane test. C'è nata per la strada usano. Ogni nudo freno. Non si parla ci non lo pute fa. Le mamme disperate chiangere le figlie muerte. La speranza ormai è che non si può perdere. Un marito chiude la maghiera a casa con la serratura. E vo' biliard che è una copertura. Lucifer Paris. Il dottore in ossa. Simu Meglio Pais. Oh, sta niente da fare. Simu Meglio Pais. Simu Meglio Pais. Sta niente da fare, ragazzi. È vero che a Bari stessa, in diversi quartieri, il dialetto cambia?
No. È uguale no. In tutta Bari. Aspetta, però se vai fuori già Bitritto, senti nei quartieri tra Poggiofranco no. E per dire Batonnella. Senti, è un'ottima osservazione questa, però non ci ho mai fatto caso, ma per me no, magari se ti sposti un po' più nei paesi, un po' su più quello fuori, non quello ci sì, sono no, dubbi. Però no, secondo però, me no, no. Tra Bari Vecchia e Poggiofranco. Ma penso, allora, se parliamo proprio di Bari Vecchia, ma stiamo parlando proprio del dialetto stretto, quindi magari delle signore anziane, proprio che hanno veramente il dialetto il come, lingua, come lingua madre, praticamente, allora penso di sì, capito? Perché spesso ci sono termini dialettali che magari anche chi di Bari Vecchia, sentendo magari una signora, fanno. Ma che significa? Sorry, excuse me, madam. È vero, questa è la particolarità della Puglia in generale, esatto, ma sì, non sì, solo, sì. Anche nelle altre regioni sicuramente accade. Però da noi è molto più evidente questa differenza. Sì. Cioè, come dici tu, basta spostarsi di 6 km da Bari. Sì, certo, già cambia radicalmente la cosa, quindi sì, certo, quello sì. La scelta di cantare in dialetto è per rivalutare le tue origini o, come si diceva prima, la diatriba tra napoletano, barese, lo dice anche nella canzone, che il barese va con la esatto, canzone con la napoletana. Canzone napoletana. E diciamo che la mia scelta di rappare in dialetto barese è più che altro legata a un mio marchio. Ok. Quindi io nasco col dialetto barese, quindi perché non continuarlo? Il dialetto barese poi ho visto anche in quest'ultimo periodo, a livello proprio sonoro, si avvicina molto al francese. Sì, sì. E ti dirò, i pezzi francesi spaccano di brutto e stanno spaccando. Allora sto provando, insomma, a portare appunto sia un po' l'italiano che il dialetto barese, anche insomma per accontentare entrambe le fazioni, portarlo in un unico brano e di conseguenza vedere quello che succede. Però io l'ho fatto a livello proprio di imprinting, cioè magari uno sente rappare in dialetto barese e dice questo è gothic. Ok è l'unico che lo fa, tra esatto, sì. Cioè che io abbia memoria non ricordo altri artisti che abbiano deciso di cantare in barese. No, ci sono stati anche, c'è stato anche uno che vorrei ricordare che non c'è più tra noi, che è Toki. Era qua, vedi? Esatto, che non c'è più, è importante. Toki, infatti, è stato quando purtroppo è venuto a mancare, è stata una bella botta per tutto. Per tutti, sì, siamo stati praticamente increduli, quasi tutti gli esponenti della scena, ma poi credo perché, tra l'altro, avesse tra i 20 e i 30 anni, adesso non voglio dirti cazzate. No, un po' più grande. Un po' più grande. Sì, perché Giuseppe è stato uno degli zii, praticamente, anche di alcuni ragazzini. Bari è molto piccola, quindi noi ci frequentavamo, cioè la sera stavamo sempre negli stessi posti, sempre insieme, sempre a fare freestyle, sempre per strada. Insomma, dopo cioè, diversi sì, scusami, anni comunque, quando l'ho conosciuto, probabilmente tra i 20 e i 30 anni, quindi è passato un po' di tempo. È passato un po' di tempo, allora sì, sì, sì. Niente, quindi è giusto anche ricordarlo, perché anche lui, insomma, si è fatto conoscere okay. Col dialetto barese, quindi. E a me piace quando una persona mette in risalto il paese da cui proviene, perché è un attaccamento alla nazione, come si può dire. Cioè, certo. Lo ricordo sempre, noi siamo, prima che italiani, noi siamo Barisi. prima Bari, poi il resto, no? Cioè, è così, dai, sì, è inevitabile. Ma è proprio perché abbiamo forse l'amore per la nostra terra. Perché magari a me è capitato, non so ad altri, di andare in altre città, però tu dici Bari e Bar, cioè non ha rivali, però insomma siamo di parte a parlarne in questo ovviamente momento. Ovviamente sì, quindi. Senza non togliere alla mia, dici, di, ah, di, certo, alla mia provincetta. Assolutamente. Che perché quando io sono su Bari ci vado spesso perché ho molte amicizie, e loro mi dicono, mo, da là sei venuto, cioè ragazzi sono 40 chilometri, certo. Non è che siamo, poi abbiamo una strada nuova, cioè ci hanno fatto sì, le sì, cose. Sì, l'hanno finito i lavori, quindi adesso si va alla grande. Roba alla tranquilla, grande. Sì, sì, sì. Ci vendo molto volentieri. Ieri sera ero a Bari, sul lungomare, ero in manica corta, vi devo raccontare. E quando sono rientrato invece c'erano 12 gradi. Faceva freddissimo. No, sei passato dal meridiano.
Vabbè, io voglio salutare perché mi sta scrivendo Nico. Vai. Ciao Nico, ti volevo salutare, mi hai chiesto di salutarti in diretta, ti saluto. Salutiamo anche noi Nico e lo invitiamo magari a raggiungerci via WhatsApp. E a proposito di messaggi di WhatsApp, lo ricordiamo il numero 393-282-4444, cioè 4 volte 4. Ci giunce un messaggio. Quella è un'altra radio. No, questa è... No, 4 volte 4. 4 volte... Ah no, vabbè. Abbiamo Mara Maionchi che ci saluta. La moglie di Davide. Oh. Grazie per l'invito, Mara Maionchi vi saluta. Però c'è un bel messaggio di tua moglie. Mi sposto perché da qualche parte questo fa il monello. Solo chi ti vuole bene per davvero ti dice sempre la verità, nel bene e nel male. Un bacio che ovviamente da tua moglie e ovviamente tu ricambierai dopo. Noi, una stretta di mano al massimo è quella che è. Grazie, grazie. Quindi ti stava seguendo. Ti stava seguendo, vedi. Ma chi è che fa 3-3? Non lo so, ma forse è questo, forse è quello. No, penso che sia qualcosa di più vecchiotto dei nostri. Sarà questo, dai, sarà questo. Va bene, allora continuiamo con il nostro percorso musicale. Stiamo conoscendo Davide Gothic, ci è venuto a trovare dalla città, dalla metropoli. Arriva lui, bello bello. No, bello bello no, al massimo bellissimo. Che poi bello bello è un termine nostro, certo, bello bello, dice, oh, bello bello, cioè, che significa che piano significa piano, stai attento piano piano, però ha si, tanti significati, si può anche interpretare in arriva lui bello bello, bello, bello dici cuz cuz cuz, cioè come quello, esatto. Sì sì sì, si può poi interpretare, si può dire, in qualsiasi modo si può dire cuz. Questa sarebbe la censura. Sì, si senta bene, non ho capito. Niente, questo ogni tanto parte così oggi. Si affaccia l'ello ogni tanto. Diciamo andare ho visto. Allora, come dicevo, stiamo conoscendo Gothic e il suo personale percorso musicale all'interno di We Believe in Music quest'oggi. Il prossimo disco, yes, che è sempre roba tua, che sì, la playlist è prettamente personale, si chiama Glock Freestyle. Yes, ne parliamo dopo, prima lo ascoltiamo. Bye. Ok. Vivo la pena che serve una Glock. Ti prendi, ti miro e ti punto colpito, ti sparo one shot. Giacca di ore, piedi le aire, stra come Air Force. Sangue ti lascio a bordo della Porsche. So pugni in faccia come con la box. Punto la tempia premendo la Glock. Glock. Occhiali neri, smalti del brand, dammi Tom Ford. Giro per stare e mi grida si fort. Sono i tuoi amici con quello che dici, ma tutti i tuoi amici. Maratona come Rock Jacko, maratona come fa fuoco. Barry King Flow, Eli Kingston, ora questa come gliela spiego. Batti mani, bravo, lava i piatti, bravo. Nel 2009 con mezzo milione ho in bocca e la masticavo. Ho la fame nel blocco, ho la fame nel blocco. Lo faccio sembrare fra troppo easy, gioca costosa ma i piedi le easy. Street mentality, non lamentatevi, ne ho dei contatti ma vedo i contatti vi. Ho il mio frère con un fear card, da un sottana mi sono su suo par. Rema bacio, pare ma vite, sopra un beat fra stato shit. Sparman beat e sopra un beat fra stat cheat. Wow. Wow. Dopo però io devi fare un'improvvisazione, ce la fai per noi. Va dopo. Bene, va bene, va bene. Tira fuori una base, una roba tua. Vai, 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 vai. Wild, che poi vediamo. Metti un po' di rap futurista. E facciamo propaganda a questo punto. Allora, questo chiaramente era un freestyle, quindi una, esatto, roba, sì, improvvisata, fatta, sì, al momento. Sì, ci siamo trovati in studio, io e Beppe, appunto, il ragazzo dello studio dove vado a registrare. E dopo un po' ho sentito questo beat, lui mi ha detto, guarda, perché non proviamo a fare qualcosa su? Ho messo, insomma, qualche punchline che avevo di mio, l'ho buttata giù e abbiamo girato anche il video. E potete guardarlo anche sulla mia pagina Instagram, è un'esclusiva Instagram che ho fatto. E il pezzo è anche su Spotify, quindi ho fatto il botto, è andato molto bene. Infatti suona una meraviglia. Sì. Sì, sono tutte punchline, sono andato proprio cattivo, ci stavo, volevo un po' sfogare. Quindi, chi non lo sapesse, la Glock... esatto, è la penna, perché dico, con quello che scrivo e che vivo, la penna che sembra una Glock. Sì. Ti prendo e ti miro e ti punto colpito e ti sparo one shot, quindi... Esatto, cioè, sai cos'è una Glock? Credo di sì. Dai.
No, so che. Beh, io ce l'ho. Vabbè, poi. C'hai la Glock. Usciti la Glock. Mo si diceva. Vuoi capire la Glock? Vedi come, ti, come esce fuori il sound barese, barese, capito? Io ecco perché prima ho fatto quella domanda a Davide. Ho fatto. A me dispiace da piccolo conoscitore della musica, non mi sento un grande conoscitore della musica. Vedo sti artistetti che escono, vedi quanto uno è proprio bravo, okay, a quest'ora, che escono dall'improvviso, dal nulla. Ti parlavo appunto dei, di quelli, cioè se noi parliamo di artisti, non togliamo i neomelodici che fanno sono una cosa a parte, allora, ma artisti del nel campo rap napoletano sono tantissimi e ogni giorno esce uno nuovo. Sì. E perché io dico io, non esce un altro di Bari? Perché non c'è un collettivo come quello di Bari? Tra l'altro voglio dire una cosa importantissima, che chi esce da Napoli vive di musica, che è importantissimo, cioè emerge e vive di quello, cioè non è che emerge e poi ok sta là e poi fa altro, no, è quello, cioè capito, esplodono, che è diverso, capito, quindi è difficile anche nel mio immaginario vederlo a Bari sinceramente, la situazione insomma, quello che vivo tutti i giorni, però è importante specificare quello, cioè essere arrivato significa che tu vivi di quello che fai. Punto. Cioè, e quello è il concerto. È un messaggio importante, cioè, perché tu ti puoi sentire arrivato quello che vuoi, ma vivi realmente di quello che stai facendo? O la mattina vai a alzare i tufi, bravo, e la sera fai, esatto, il freestyle, esatto, dentro la piazza. Quindi poi, poi è tutto da vedere, insomma. Quindi. Con tutto il rispetto per chi fa i lavori da manovale, io sì, per primo sono uno di quelli, figurati. Assolutamente non... sì. Però è chiaro che arrivare a vivere di quello che ti piace è importantissimo. Vuol dire che sì, vuol dire che sei arrivato, cioè hai raggiunto il tuo obiettivo principale, che è quello. E l'obiettivo del nostro programma, se quanto, per quanto possa essere utile o meno, è dare una mano a qualcuno, certo, a farsi conoscere. Siamo qui per questo. E chissà, sul web, certo, qualcuno facendo zapping ci, certo, becca e dice, certo, cazzo, questo è figo. Certo. E domani avremo il muro degli ospiti e dici, no cazzo, Gothic. Lì, lì ci sono stato anch'io, credo. È venuto Gothic, è stato, c'ero, da noi. Cioè. Bene, come sei messo con la situazione? Vogliamo ascoltare prima il brano? Ok, allora, io direi di dare spazio ancora alla musica e il prossimo disco è sempre di Davide Gothic, si chiama Maschere di Ferro, lo ascoltiamo. Come un aschio, freddo intorno come baschi. Scrivo opera alla Baschi dentro Stanislavski. Rap e crollano i palazzi, grezzo nei miei incastri. Ma pensarmi morto dopo 4 anni era da pazzi. Aspetto come Ice e Hype la tua prima mossa. Scavati la fossa, barricato in casa, zona rossa. Ho deciso di tornare nella mia città, sulla track pesante a fare il rap, perché ho ucciso il trap. E adesso sai che non ne posso più. Chi guarda dall'alto ora lo sguardo giù. E adesso sai che non ne posso più. Chi ha imparato dal passato ora non parla più. Bomber di pelle nero e mentalmente zero. Su tutti i miei tattoo mi metto l'idro repellente nero. Chi ha tradotto ha già dedotto da tutta sta gente. Ho spaccato veramente il pezzo senza dire niente. Ammazzo il tempo prima che il tempo mi ammazzi. E adoro live eterna lotta finché il capo non lo abbassi. Prima rima, prima tipa, prima vita su in salita. E quella fotta in corpo ancora non mi è mai svanita. Ho fatto 100 al primo colpo, 100 al primo colpo, 100 al primo colpo. Ra-fa-fa-fa-fa, boom boom. Maschere di ferro e vivere in eterno giù all'inferno con le fiamme il freddo di sto inverno. Ho fatto 100 al primo colpo, 100 al primo colpo, 100 al primo colpo. Ra-fa-fa-fa-fa, boom boom. Maschere di ferro e vivere in eterno giù all'inferno con le fiamme il freddo di sto inverno. L'ho fatto mille volte ancora. Non stringermi la mano, basta la parola. Uomo d'onore prima di sostanza. I miei omi per i soldi mi fanno la danza e tutta la stanza. Nel mio quartiere è vero, tanto veritiero, che quando chiedi chi ero dico a capo di un impero. Work of frate per dinero, poi ho fatto tanto altro. Il business boy ora lo faccio per davvero. E non ho tempo da rincorrere sta strada mia. Il cuore batte troppo forte fra tachicardia. E non rimpiango le persone che ho perso col tempo. In questa situazione piango il tempo con certe persone. Ho fatto 100 al primo colpo, 100 al primo colpo, 100 al primo colpo. Ra-pa-pa-pa-pam, boom boom. Maschere di ferro e vivere in eterno giù all'inferno con le fiamme il freddo di sto inverno. Ho fatto 100 al primo colpo, 100 al primo colpo, 100 al primo colpo. Ra-pa-pa-pa-pam, boom boom. Maschere di ferro e vivere in eterno giù all'inferno con le fiamme il freddo di sto inverno.
We Believe in Music, il programma del sabato pomeriggio su Radio.Musica. Ben ritrovati amici all'ascolto, siamo in compagnia di Davide Gothic, insieme con me c'è Mr. Scott ed Angel White che schiaccia i bottoni. Abbiamo ascoltato un'altra canzone del nostro Davide, il nostro ospite, vi ricordo, viene da Bari e si è fatto... molto carino, questo non mi fa dispiacere. Non, è molto carino, molto carino, piace, molto carino. Alla Mara, piace alla Mara. Abbiamo ascoltato Maschere di Ferro, come vi dicevo, e stiamo conoscendo artisticamente il nostro Davide. E la domanda che ti voglio porre in questo momento è: quest'estate come te la, dove te la fai? Stessa spiaggia, stesso mare? Stesso mare, penso. No, allora, quest'estate non lo so. Non lo so, sinceramente, è ancora, come ho detto prima, tutto un cantiere. Quindi okay. Sappiamo dove vogliamo arrivare, ma non sappiamo esattamente quando partire. Che è una bella incognita, perché in tutto quello che faccio è importante studiare appunto un piano d'azione, quindi certo. La programmazione, capire quando uscire e soprattutto cosa far uscire, insomma, per il momento è un cantiere, quindi non sappiamo bene. Quindi anche tenendo da parte magari gli ultimi cantieri in okay. porta, avrai esibizioni dal vivo, possiamo dire agli amici di... sì, se volete, insomma, le mie performance live, potete scrivere alla mia manager Valeria Carra. Okay. Che salutiamo e ringraziamo, perdonami, volevo ringraziarla, l'avevo anche invitata, ma mi sa che sta al nord e quindi... Sì, è tornata da Milano, c'ha altri impegni. Perché lei gestisce altri artisti oltre me, insomma c'è un roster abbastanza ampio di artisti e niente, quindi contattate lei, io sono disponibile, insomma. Perfetto. Quest'estate non ho ancora date, non ho ancora mete, ma per il semplice fatto che mi sto concentrando un po' più sul discorso, certo, uscite, certo. Quindi solo per quello. Quindi si può dire che quest'estate sono single? Abbiamo fatto l'amore noi? Noi hai scopato? Cazzo vuoi? Allora, io volevo fare un'altra domanda. Vai. Al nostro ospitone, perché oggi veramente stiamo vedendo anche i nostri account che bolle. C'è l'acqua bolle. C'è Davide che stanno scrivendo nella sua pagina personale. E abbiamo ricevuto anche un messaggio e mi chiedono se hai voglia di fare un collettivo rap barese. Perché no? Perché no, con persone giuste che hanno la testa giusta, che soprattutto... Data la risposta di prima, esatto, raccomando. Hanno un'umiltà tale da poter lavorare in collettivo. Che è una cosa figa, sarebbe... Assolutamente sì. Sì. Se noi andiamo a memoria, l'unico collettivo barese che io ricordi, forse sono stati Puglia Tribe. Ti parliamo di inizio anni 2000. Sì, sì, ci sono stati loro. Poi, vabbè, siamo stati noi, Need for Beats. Sì. Ma te la posso fare una domanda? Anche due. Assolutamente, su Need for Beats, che ho visto che hai ancora il tatuaggio. Sì, che sì. Cazzo è successo? Mai me lo toglierò. niente, ci sono Te lo dico proprio in inglese. Sì, sì, te lo dico, vabbè, ci sono sincero. Ci sono state delle persone che ci giravano attorno, che non hanno... non erano proprio amiche. Io insomma, non, allora, quindi... io non ti ho voluto fare la domanda. Poi ho visto che è il tatuaggio. Sì, perché sì. Ricordo bene, probabilmente nei primi anni post decade 2000, quindi parliamo 2009-2010. Esatto, sì. Cioè, 2011. Avevi un grande hype, ricordo bene, con l'altro amico. Esatto, sì, sì, sì. No, vabbè, senza nulla togliere, noi abbiamo fatto la storia, quindi. Cerchiamo comunque di mantenere sempre il livello molto alto. Sì, ci sono state delle diatribe, è palese, da parte di entrambi, dovute a un discorso dove noi lavoravamo in collettivo, nel senso che non eravamo solo in due, ma quando andavamo a fare serate, concerti ed eventi eravamo veramente 15-20 persone, di cui nello staff c'era videomaker, ragazzo fonico, aperture e chiusura DJ, ragazzi della sicurezza. Tutta una squadra che ti, esatto, dava un pacchetto completo per fare show, per, esatto, fare show. Facevamo proprio lo show. Quindi c'era anche il ragazzo che faceva gli allestimenti palco, per dirti. Cioè eravamo proprio già a livelli altissimi. E i driver, quindi chi metteva la macchina, noi andavamo a fare sound check, è inutile che trovavamo parcheggio in giro nel locale, magari non c'era, quindi c'erano proprio i driver, chi metteva la macchina, quindi eravamo iper organizzati.
chiaramente il cachet era quello, cioè non potevamo pagare tutti quanti e di conseguenza insomma ci sono state delle persone che non erano proprio amiche che hanno messo un po' di zizzania. Beh, certo. E chiaramente insomma si è discusso molto sul discorso soldi, poi insomma io ero il cattivo della situazione, uno si deve prendere, capito, si deve prendere la rogna. Io mi ero preso la responsabilità perché proprio ragionavo a livello manageriale, e quindi perché io gestivo proprio a livello di Need for Beats, oltre a essere artista ero anche manager del gruppo, e appunto perché non volevo nessuno che si avvicinasse al gruppo in quel momento, soprattutto dove eravamo andati anche su MTV, dove insomma c'era vi parecchio seguivo seguito in quel periodo, ecco perché te lo dico. Ok. E Vutulaus. E quindi chiaramente insomma ho preso io in mano la situazione, ho preso io delle decisioni prendendomi anche la responsabilità di determinate decisioni. Anche perché poi ricordo bene ci sono stati anche dei dissing. Sì. Sono ancora visibili insomma su YouTube. Io per un periodo l'ho tolto. Perché giustamente mia moglie dice ci sono tanti ragazzini che ti seguono, se magari vanno sul tuo canale e sentono determinate cose non è un buon esempio che tu stai dando ai ragazzi. È vero, parecchi ragazzi poi mi hanno contattato dicendo perché l'hai tolto, quello è un pezzo di storia, quello deve rimanere lì. Sì, assolutamente, quindi... sì. Diciamo che le due alla fine, le due fazioni, chiamiamole fazioni, tua moglie e te, hanno tutte e due opinioni condivisibili. Certo, assolutamente. Però... sì, quindi... Allora, io come ho anticipato prima, avevo il piacere di ascoltare qualche freestyle di yes. Gothic qui in diretta, solo per noi, va bene, questo bene. Onore. La nostra regia si è preparata, Davide, poi il, beat. Il mic è okay. Tuo. Ok, yeah. Oh, we believe, music, hey. Sento il click dei paparazzi, flash, in faccia a tutti detonati, tipo crash. Test, dammi un'alta cresta e poi ringrazio Dio. E mi va bene perché oggi ridi tu e domani rido io. Viaggio con la testa sul mio corpo tipo fuso orario. Resto fuori orario, ti parlo in senso antiorario. Fortuna bendato, il tempo segnato. Dannato che dagli errori non ho mai imparato. Vorresti una mia foto sulla tomba. Immortale, immorale, faccio un'altra bomba. Schiaffo morale e dalle mie c'hanno paura. Ma per l'invidia e per l'infami fra non c'è la cura. Parli troppo, ma senza sapere. Vieni a farti un giro nel quartiere, vieni a vedere. Ehi, e tu lo sai com'è. Ehi, non fotti con me. Ehi, e tu lo sai com'è. No, non fotti con me. Tutta black, roba pesante. Giro in city fra conto contante. Ehi, noi scaliamo tipo l'Everest. Ehi, tu ti togli fra ti porto ad est. Ehi, poi ti porto pure al polo, no. Ehi, magari non ti polo, no. Ehi, ed è ci sta, va bene così, bro? Ok. grande Davide, okay. Vedi, ci siamo riusciti anche a fare l'esibizione semi live. Yes, okay, fantastico. Per me è un'emozione perché io sinceramente dal vivo non sono mai riuscito a sentire un freestyle. Okay. Lo vedi in TV, lo vedi nei video, sì, dal vivo cioè, ti arriva un'altra roba. Cioè... Sono felicissimo e stanchissimo. Chapeau. davvero complimenti. Okay, grazie. Davvero complimenti. Io invito ancora gli amici a casa all'ascolto ad andare subito a spulciare il profilo di nostro Davide e di dare un grande supporto, perché a noi fa piacere se un artista ne ricava qualcosa da, certo. da queste interviste fatte così nelle radio. Noi siamo pronti per l'ultimo disco, poi ci salutiamo. No, io ho un altro disco in scaletta, che te ne pare, lo mettiamo, sì. Poi dopo ci salutiamo, dai, rimanete ancora un po' con noi. Comunque non abbiamo fatto ancora una cosa, non la mia domanda può essere che non la faccio. No, dopo ve lo dico. Ci ascoltiamo un altro, vai. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me?
hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Ben ritrovati amici We Believe in Music, siamo nella parte finale del nostro programma e questo sabato pomeriggio, oggi 14 maggio 2022, per ricordare agli amici a casa che siamo in rigorosa diretta. E fa caldo, e fa caldo, e fa scar, è tornata l'estate, è tornata l'estate. Tu dove vai a mare? Bah, solitamente non vado a mare d'estate. No, vado soltanto quando sono in ferie. Quindi l'anno scorso sono andato in Calabria. A Rosmarino. No, che Rosmarino. No. Io voglio riprendere. No, riprendevo uno sketch di Gianni Giardo che tirava fuori che il barese di Poggiofranco va a Rosmarino. No, io no, non sono di Poggiofranco, non vado a Rosmarino. Insomma, sono andato. Ma che pezzente! Io mi faccio il culo dalla mattina alla mattina dopo! Che grande Maccio, che io lo amo, io sempre, lo amo. Maccio, sempre. Maccio è il numero uno. Quindi no, me ne vado in Calabria, insomma, giro un po' Tropea, quella zona lì e niente, faccio lì le vacanze. Bravo, 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 io ho la casa in Salento, quindi. A Salento? Ma dove c'è la vacanza? La casa, non sai? A Torre dell'Orso. A Torre dell'Orso ce l'ha, io ce l'ho lì dai conchiglie, non sai? Allora, sono arrivati altri messaggi, altri bei messaggi, devo dire. Wow. E li voglio leggere. Gotica ha portato il rap a Bari e chi è onesto lo sa che è il migliore, lo è sempre stato ed ora che è tornato è ancora più forte. Ha sempre aiutato Bari, l'unico in grado di fare ancora musica di qualità, alzando sempre il livello. Aspetta, qua ha fatto un casino. Con a fianco il suo faccio io, sin da quando ero piccolo, ora ho 20 anni e sono legato a lui come quando avevo 10 anni. Bello questo messaggio. Oh, grazie, grazie. Proprio... Chi l'ha scritto lo ringrazio di cuore. C'è scritto un abbraccio Nico, quindi c'è un Nico che salutiamo anche noi. C'è un altro messaggio che è arrivato in live, aspetta. Buonasera, sono Checco di San Cataldo. Davide mi conosce come Olup. Salutatemelo e ditele che io in primis e tutti i ragazzi di San Cataldo lo ringraziamo delle belle parole che ha detto su di noi. Figo. Okay. Stanno arrivando veramente dei bei messaggi. Grazie, grande, ragazzi, grazie veramente. Grande feedback di Davide quest'oggi qui a Radio Punto Musica. La musica serve anche a questo, ad unire, certo, i paesi di qualsiasi regione, città, nazione. Basta collegarsi a un sito e ci mettiamo in contatto grazie anche alla tecnologia. Sei tecnologico veramente. Tecnologia manza sai, diceva qualcuno molto più famoso di me. Allora Davide, siamo alle battute finali, purtroppo dobbiamo salutarci, lascio a te le ultime parole poi. Che io vi ringrazio, è stato un piacere immenso condividere la mia musica, i miei progetti, le mie idee con voi. Spero magari quando ci sono dei nuovi progetti e nuova musica, insomma, di tornare, perché mi sono trovato veramente bene. Beh, in vostra io direi compagnia. Che lui ha un extra ticket da tutte le volte che abbiamo l'abbiamo rimbalzato, ovviamente sì, non per colpa nostra ma per un virus un po' più grande di noi, leggermente proprio poco poco. La porta è aperta, quindi... quando vuoi Davide bussa. Grazie ragazzi, grazie. Però l'unica cosa che ti chiedo la prossima volta è di portare una cosa. La posso chiedere a lui? Vai. Il caffèuccio! E la mette! Va bene, porto il caffè la prossima volta. Dai, sì, okay. Ma comunque, senza che lo portavo, potevamo chiamare anche al bar, ve lo offrivo il caffè. Non ci avevo pensato prima. Mannaggio, va bene. Beh, vabbè. Grazie Davide per essere stato grazie con noi. Ricordiamo gli amici a casa sempre di seguire i nostri artisti, rimanete in contatto per le loro novità, per rimanere aggiornati sui loro progressi musicali. Yes. E ringrazio il mio amico di viaggio Mister Scattone. Permettimi di ringraziare anche a me Davide, ringrazio Valeria la manager. Noi vogliamo ricordare come al solito che questa puntata, qualora ci fosse stato qualche monello che non l'abbia riascoltata, la riascoltiamo sul nostro podcast We Believe in Music. Quindi invitiamo gli amici a seguire il nostro podcast su Spotify. Sta dovunque, anzi, vuoi la novità? Che hai fatto? Sta pure su Amazon Music. Voilà. Quindi su tutti gli store digitali. Cioè, mo è sicuro che stanno tutti. Podcast, Spotify, Apple Music, Play Music, Radio Public, Cast Sharing, dovunque. Seguite la pagina di Radio Punto Musica, mi raccomando, perché anche lì potete seguire tutta la programmazione musicale. E prima che mi prendi il cazziatone, non ho salutato una persona.
Salutiamo il nostro direttore presidente, ciao zio Pino, un abbraccio grande. Grazie a tutti, grazie Angel White per aver spinto i bottoni. E volevo dire soltanto un'ultima cosa, io volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono, che hanno seguito anche la diretta, che mi hanno scritto, mi continuano a scrivere, mi continuano a supportare, dai ragazzi di San Cataldo ai ragazzi di Bari, a tutti i miei follower, a tutte le persone che comunque credono in me ogni giorno, grazie. Li ringraziamo anche noi. Ci vediamo sabato prossimo con un'altra grande puntata di We Believe in Music. Quindi stiamo salutando, stiamo andando via. Sì. Allora salutiamo. Grazie Angel White, ci vediamo sabato prossimo con We Believe in Music. Ciao. Without any wings, forever and ever, for all of your sins, I've been beside you. Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Angel White DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Right.
radio.musica per la tua quotidiana dose di relax e spensieratezza.